Nome: Billy. Secchia: Eleonora. Soprannome: Billy, quello che non studia, lo scemo, il bullo, quello che ti ruba la merenda, quello che fa arrabbiare le prof, quello che puzza anche. Sì. Io sono Secchia, Secchiona, ehi tu per favore mi passi i compiti, ehi tu per favore mi puoi prestare un foglio protocollo, ehi vedi di non dire alla professoressa che c'erano dei compiti, quattro occhi, studiosa, facciamoci passare i compiti da Secchia, sì questi sono i miei soprannomi. Ele, la più bella, la più popolare della scuola, la più fantastica, la più bellissimissima, l'incredibile, la bellissima, quella fantastica, quella, oh vorrei essere come lei. Che media hai a scuola? Media? Io pensavo che fossimo al liceo. Zero. 10 lode. Quello che serve per passare l'anno. 6,5. Quanti follower hai? Cosa sono i follower? Senti, io l'inglese non lo so. Devi parlare in italiano con me. Sono i tuoi seguaci, quelli che ti seguono. C'è qualcuno che mi segue? Ah, che paura! Forse Secchia. Io non uso i social, quindi direi 0 follower. Sì, però sono sul sito della scuola e i miei follower sono il prof di fisica, il prof di italiano, la prof di latino e la prof di fisica. Ho già detto la prof di fisica. Sì, allora ho 3 follower. Fammi controllare. Allora, 5 milioni su TikTok, 8 milioni su YouTube e 110.000 su Instagram. Materia preferita? L'intervallo. Tutte sono le mie materie preferite. Italiano, storia, geografia, informatica, scienze, matematica, fisica. Io amo arte perché sono un'opera d'arte, quindi si parla di me. Sto ancora aspettando la lezione dedicata a me. Materia che odi? Tutte! Dalla prima all'ultima, in particolar modo matematica e fisica. E latino. E storia dell'arte. E geografia e storia. E scienze. Nessuna. Forse un po' ginnastica, scusate, educazione fisica, scienze motorie. Però le mie lezioni preferite sono quelle in cui facciamo teoria. Sì, io odio ginnastica perché arrivo a scuola tutta bella truccata, con i capelli piastrati, e il professore inizia a farci correre a zonzo nella palestra e mi si sporcano i capelli, mi si rovina il trucco e poi i miei schifosi compagni iniziano a puzzare di cipolla. Povero il mio naso. Poi non capisco perché i ragazzi vogliano giocare a calcio. Qual è il senso di inseguire un pallone in un prato e sporcarsi di fango? Io davvero non lo so. Cosa c'è nel tuo zaino? Allora, io non ho uno zaino, però qua dentro forse ho delle cipolle perché puzzo di sudore. Oh, sono così contenta che mi abbiate fatto questa domanda. Allora, nel mio zaino c'è tutto quanto quello che serve per essere dei secchioni, a parte l'intelligenza, con quella ci dovete nascere. Allora, io ho l'astuccio, dove dentro ci sono tutte quante le mie matite, pennarelli, eccetera. Poi ho il diario per appuntarmi tutti quanti i compiti da fare, proprio tutti quanti, non voglio perderne neanche uno. Poi ho la calcolatrice, che non mi servirebbe in realtà perché sono in grado di fare tutti quanti i calcoli a mente, sì, anche quelli più difficili. Poi ho tutti quanti i libri, qui ho il libro di storia, poi ho il libro di geografia e poi ho i quaderni. Solo che mia mamma adesso me ne deve comprare altri perché scrivo troppi appunti e li finisco sempre troppo velocemente. Sono molto contenta che me l'abbiate chiesto. Questo è il mio zaino scolastico. È una borsa. Qui dentro c'è tutto l'occorrente che mi serve a scuola, ovvero una spazzola, uno smalto rosso, un profumo. Ah, adoro questo odore. Sa di zucchero filato. Il mio beauty case, dove dentro ci sono tutti quanti i miei trucchi. Una campanella, quando la suono tutti quanti gli studenti devono venire a sentire quello che ho da dire e mi faccio servire, mi faccio portare i libri, mi faccio fare i compiti. Poi un altro profumo, questo è di Calvin Klein. Mi porto la mia beauty mask perché devo sempre essere al top e quindi con questo mi faccio le labbra belle, morbide e rimpolpate. Questo è bellissimo, non so bene cosa serva, ma ti riempie di glitter e io adoro i glitter. E poi ovviamente per fare la skin care ho bisogno di una fascia carina per non sporcarmi i capelli. Ecco qui.
ancora ho il telefono, perché devo sempre aggiornare i miei social. E poi ho le cuffiette, quando non voglio sentire cosa hanno da dire i miei compagni con meno follower di me. Ah, e poi ovviamente l'immancabile rossetto. Cosa c'è nel tuo portapenne? Allora, partiamo dalle basi. Che cos'è un portapenne? È quell'oggetto dove metti il materiale scolastico. Ah, sì, che è il mio portapenne. Mi presta le matite, le penne, sì. Allora, ecco il mio portapenne. Qui dentro io ci metto il temperino, che mi serve per le matite ovviamente. Guardate che carino, forma di cricetino. Poi ho le forbici, quando devo aggiungere dei fogli ai miei quaderni perché scrivo troppi appunti e quindi devo fare i collage praticamente. Poi ho una penna incancellabile, e per me non è un problema perché non devo mai cancellare nulla, non faccio errori. Poi ho una penna sferografica e poi ho delle cartucce, perché di solito quando faccio i temi scrivo talmente tanto che mi si scarica la penna e quindi ho bisogno sempre di le cartucce di riserva. Poi ho gli evidenziatori, e qui c'è un po' un problema perché a scuola dicono che bisogna evidenziare le parti importanti e io finisco sempre per evidenziare tutto quanto, perché secondo me tutto quanto è importante a scuola. Eh sì, e non ho problemi a studiare, però anche se evidenzio tutto quanto poi mi ricordo tutto, per cui non ci sono problemi. Poi ho una matita e poi per finire ho due gomme che, come potete vedere, sono inutilizzate perché non faccio mai errori. Allora, nel mio portapenne, che in realtà non è un portapenne ma è un beauty case, c'è di tutto. Ci sono le pinzette, se voglio cambiare acconciatura durante la giornata. Queste sono le mie preferite perché hanno le perline. Poi ho anche queste qui con le farfalline. Poi ho i gioielli, ho i braccialetti, gli anelli. Poi ho lo smalto. Ho questo delizioso rossetto. Guardate che bello il packaging. E poi il rossetto all'interno è ancora più bello. Questo qui è dorato, io lo chiamo Goldie, come l'oro in inglese, e al suo interno ha un fiorellino. E poi anche delle spillette carine, questa qui l'ho comprata a Natale e l'ho messa alla cena di Natale con tutti quanti gli altri influencer più famosi. Hai fatto i compiti? C'erano compiti! Secchia, passami i compiti! Anzi, fammeli tu! Io certo che ho fatto i compiti, ho fatto i miei compiti, quelli dei miei compagni, poi ho sistemato gli appunti, ne ho fatti di nuovi e ho fatto una presentazione PowerPoint per la professoressa. Allora, no, non ho ancora fatto i compiti, ma non penso che sia un problema perché in classe ci sarà sicuramente qualche ragazzo innamorato di me che li farà al posto mio. Insomma, sono la più popolare e la più bella della scuola. A che ora ti svegli di solito? Allora, di solito non mi sveglio. E poi quando capita, alle 9. Così sono sicuro di perdere la prima ora di lezione. Io di solito mi sveglio alle 6:30, perché anche se abito vicino alla scuola devo essere sicura che nello zaino sia tutto quanto perfetto. E poi di solito ripasso qualche materia, così nel caso in cui ci sia un'interrogazione sorpresa io posso offrirmi volontaria e prendere un bel 10. Per mantenere la mia pelle bellissima devo fare almeno 8 ore di sonno, quindi non è importante l'ora in cui mi sveglio ma quante ore di sonno faccio. Quindi di solito mi sveglio alle 7 e poi devo fare tantissime cose: colazione, stirarmi i capelli, truccarmi, e mi capita di arrivare in ritardo, ma che importa, devo essere bellissima a scuola. Sei mai arrivato in ritardo a scuola? Allora, la vera domanda è: sei mai arrivato in orario? Avete presente che c'è il libretto delle giustifiche e delle assenze? Ecco, a me hanno dato il libretto delle giustifiche delle presenze, perché quando mi vedono a scuola dicono: "Uah! Ma che ci fai qua? Che è successo? Domani nevica!" Io in ritardo non ci sono mai arrivata in tutta la mia vita. Quando mi è stato dato il libretto delle assenze e delle giustifiche, per me è stato un affronto. Non posso neanche immaginare che qualcuno possa pensare che io possa arrivare in ritardo, perché la scuola è importantissima, bisogna comportarsi in maniera educata e bisogna sempre arrivare puntuali. Io arrivo a scuola quando c'è ancora l'alba, c'è ancora la luna piena, ci sono
ancora i lupi che urlano. Io sono già a scuola che... Come vi ho già detto, a volte mi capita di arrivare in ritardo, ma che problema c'è? Qualcuno dovrà pur essere bello a scuola, in quella classe piena di orride persone. Quindi se arrivo in ritardo è perché lo faccio per il bene degli altri, così hanno qualcosa di bello da vedere in una giornata così noiosa di scuola. Sei mai stato bocciato? Ma la vera domanda è, sei mai stato promosso? È che io ci tengo a rivedere le prof, e quindi ogni settembre mi rimandano e dico, bella prof, come ha passato le vacanze? Però molto spesso sono stato promosso perché le professoresse mi dicevano, guardi, noi non la sopportiamo e la mandiamo al prossimo anno perché non vediamo l'ora che se ne vada. Vedi, io sono il più intelligente di tutti. Non posso neanche credere che voi mi abbiate fatto questa domanda. Io? Bocciata? Mai in tutta la mia vita! Piuttosto mi hanno promossa di 2 anni più avanti. Mi hanno detto, Secchia, tu sei bravissima, anche se sei in quinta elementare dovresti essere all'ultimo anno di università. Come potete immaginare che io possa venire bocciata? Assolutamente no, allora diciamo che io a scuola non mi impegno, ma non è che sia stupida e quindi quando sono in difficoltà faccio di tutto per passare l'anno senza essere bocciata e rimandata, perché devo andare a fare le vacanze alle Bahamas, non posso rimanere a casa a fare i compiti per i recuperi, stiamo scherzando? Sei innamorato? Sì, sono innamorato della popolare. Io sì, di Billy. Io? Sì, sono innamorata di me stessa. Cosa fai di solito nell'intervallo? Allora, io di solito dormo, do fuoco alla scuola, oppure inseguo gli altri studenti per farmi dare la loro merenda. Ah, adoro quelli che portano le chipster. Ah, e poi io copio i compiti. Io di solito ripasso, sistemo gli appunti, parlo con le professoresse, le prego di farmi un'interrogazione in più così posso prendermi un nuovo 10 e lode, faccio delle presentazioni, inseguo le professoresse, quando non mi vogliono più ascoltare io dico, professoressa, aspetti, mi interroghi ancora! Io di solito durante l'intervallo mi sistemo il trucco in bagno, filmo gli autografi agli altri studenti perché sono la più popolare della scuola e poi rifiuto i ragazzi che ci provano con me e mi chiedono di uscire e poi aggiorno i miei social. Sei il cocco della prof? Direi proprio di no, però una volta la prof ha detto che ho una testa a noce di cocco. Vale? Come cosa? Certo, io sono la preferita della professoressa e fa bene. Sono la più brava, la più intelligente e la più gentile. E studio sempre. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è uscire di qui, voglio finire la scuola! Il mio sogno è diplomarmi con 100 e lode e poi laurearmi con 110 e lode e poi diventare la preside di un liceo e poi la preside dell'università e poi la preside del regno della scuola. Voglio che la mia faccia sia messa in tutto il mondo come persona più intelligente del mondo. Il mio sogno è avere più follower di Kim Kardashian su Instagram. Chi è il tuo migliore amico a scuola? Il bidello è il mio migliore amico. Yo, bella fra! Yeah! Il mio migliore amico a scuola è il libro di matematica. Come pensi sia andata l'ultima verifica? Oh, non ho idea. Spero di aver preso almeno 6. Male, ho studiato pochissimo. Sarà stato un disastro. Secondo me ho preso 2. Quanto hai preso alla fine? Oh, ho preso 10! Non avrei mai detto! Ho preso 2! Mi sono alzato la media! Come immaginavo. 6. Cos'è qualcosa di cui non potresti fare a meno? La mia bellezza, tutti cadono ai miei piedi. E poi la mia barba. Un buon libro da leggere, ovunque mi trovi. E poi gli occhiali, perché altrimenti non riuscirei a leggerlo. Il mio telefono. È grazie a lui che riesco ad aggiornare i social e avere tantissimi follower. Fai un saluto? Ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Lasciare un bel commento. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.